Buongiorno ragazze, benvenute in un nuovo vlog. Allora, stamattina ho pensato di rinunciare al mio giorno di pausa per portarmi un po' avanti con i vlog. Perché? Perché tra l'altro ho cambiato inquadratura, spero vi piaccia comunque, ma mi è più comoda indubbiamente a livello di attenzione, quindi la lascerò lì laterale. E poi è anche meno ingombrante per il parabrezza, insomma, mi piace un po' di più. E quindi dicevo, ho pensato di saltare il mio giorno di pausa per avvantaggiarmi di un video con i vlog, perché molto spesso qua stanno facendo tutti i lavori e hanno cambiato tutta la viabilità, vabbè. E quindi niente, ho fatto questa valutazione proprio per non dovermi ritrovare troppo all'ultimo minuto con l'editing del vlog, perché a volte può succedere l'imprevisto, a volte può succedere che sono particolarmente stanca e a volte può anche succedere che io abbia voglia di staccare. E quindi per essere tranquilla che comunque il vlog io riesca a metterlo online, ho valutato di portarmi avanti solo di un video, perché c'è stato il periodo in cui ero avanti di una settimana, ma non mi dava la stessa sia a me che a voi, perché c'era troppa distanza tra quello che accadeva e quello che usciva online, no? E quindi solo di un video ho pensato di portarmi avanti. Quindi niente. La mia pausa questa settimana salta, non importa. Però almeno sono più tranquilla e sono sicura che non ci sono ritardi, non ci sono salti di assenze, insomma, assenze su YouTube, perché vi ho fatto una promessa e ci tengo a mantenerla. Se il signore dietro non mi sta attaccato, a me non viene l'ansia se devo frenare e girare, per esempio. E poi un'altra cosa che ho notato con queste inquadrature è che si vede anche un pochettino meno la strada intorno, e che comunque non mi piace tanto si veda, sinceramente, non per malafede verso di voi, ma capite bene che comunque il video è pubblico e io devo tutelare anche i luoghi in cui vivo e tutte queste robe qua, vie e quant'altro. Quindi mi piace un po' di più, fatemi sapere. Niente, adesso io vado a casa, anche se in realtà avevo delle commissioni da fare, perché volevo passare al supermercato, solo che è brutto tempo. Non so se riscendere poi dopo, perché dovrei andare al supermercato, devo andare all'OVS non so. Tra l'altro, ecco, un'altra cosa che volevo dirvi è che ci sono in ballo due bellissime collaborazioni. Non vedo l'ora che, cioè, di una ho già la data, quindi non vedo l'ora di mostrarvi tutto. E un'altra è ancora in fase di accordation, e quindi ci stiamo un po' scrivendo via mail e vediamo se andrà in porto, però ci spero tanto perché è proprio una bella collaborazione. Vi faccio una bella sorpresa. E basta. Io adesso sono quasi a casa, ci vediamo dopo. Adesso vedo se riuscire o se a sto punto uscire poi oggi con Alessandra, anche perché Riccardo oggi pomeriggio lavora, quindi mi porterei anche Ale, che sarebbe tutto molto più impegnativo, però vediamo. Non mi ricordavo se avevo chiuso la macchina. Arrivata a casina, adesso faccio un paio di robe. Faccio pipì. Ormai vi dico anche quando faccio pipì, cioè ormai siamo proprio in famiglia. E poi vedo se ancora dormono, sgattaiolo via e torno in paese e faccio quelle due commissioni che devo fare. Perché se poi Bubi mi vede, e poi oggi lui lavora, quindi con lei è un po' più complicato. Comunque
Comunque, per ora regge bene, mi pare anche che stia crescendo, quindi ottimo. E oggi è davvero brutto, però dal meteo non dovrebbe, ho visto che non dovrebbe neanche piovere, nulla, è solo nuvoloso oggi. Mi fa morire perché ogni volta che escono a Cora, il cane che c'è davanti a casa nostra, non, cioè tra cani non vanno particolarmente d'accordo, ecco, abbaiano ovviamente. E ogni volta che passa Nala, abbaiano padre e figlio, cioè mi pare padre e figlio, come cagnoni, che sono appunto cani da guardia, che ci fanno sempre da avvisaglia se arriva qualcuno che non conoscono, cioè tipo con me, Riccardo, Federico e anche Bubi non abbaiano più, perché ormai è mesi che ci vedono. E ci conoscono, sanno che abitiamo qua. Quando arriva qualcuno che non abita qua, abbaiano, quindi ci fanno anche un po' da avvisaglia, da guardia. E abbaiano loro e iniziano a abbaiare tutti i cani del quartiere, e ogni tanto anche Nala inizia buff, buff. Non è un abbaiare il suo, è un borbottare, buff, 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 tutta così. Mi fa morire. E quindi da quando abitiamo qua Nala sta diventando una donnina coraggiosa, e quando si avvicina qualcuno alla porta e sente l'odore da sotto inizia ad abbaiare. Mi sta diventando una cagnolina da guardia. Mi fa troppo ridere. Vieni, dai. Allora, questi, quelli che dicevo io. Questi qua, che sono comodi, si trova bene. Adesso vediamo le taglie. Allora, giretto da VS fatto, ho preso tre pezzi che mi piacevano molto, perché devono piacermi, altrimenti non ha senso. Allora, ho preso questi jeans barra, non quei jeans rigidi, scomodi, ho preso questi qua, che sono costati 20 euro. 9-10 anni, fatti così, praticamente hanno l'elastico comodo qua, quindi simil tuta che mette spesso per andare a scuola, però sembrano jeans, cioè sono di jeans, non sono finti, però sono un po' più comodi e belli, mi piacciono molto molto carini. E questo è il pezzo, diciamo, un pochino più, cioè ho voluto spendere un po' di più per avere un bel pantalone da cambiare coi soliti troppo tutosi da scuola, no? A parte che lui è lui che vuole quelli perché dice che si trova più comodo, ci passa tante ore a scuola, quindi ci sta. Però questo è comunque comodo, ma un pochino più. E poi c'era un settore dove c'erano tutte le occasioni imperdibili rimaste, perché i saldi, come immaginerete, sono finiti, tutto terminato. E quindi ho preso, erano scontate al 50% queste maglie a manica lunga. Adesso che si avvicina la primavera, noi comunque abitiamo in montagna, quindi è difficile che esci proprio in maglietta, a meno che non sia luglio o agosto, quindi andranno tanto più queste qua leggere, cioè neanche leggerissime, questa è ancora un caldo cotone, forse l'altra, però a manica lunga. E special price OVS Kids a meno 50%, sempre 9-10 anni, con la scritta The mountains are calling, la montagna, le montagne ti stanno chiamando. Mi piaceva, carino, anche per la scritta con la montagna, visto che abita in montagna. E questa qua costava 7,95 al 50%, 3 euro e qualcosa, insomma. E quindi ho preso questa, queste convenivano proprio, c'era addirittura il pack da 2 a 6,95 euro, che in realtà conveniva di più, ma non mi piaceva la stampa sopra e quindi non le ho prese. Poi erano semplici, proprio semplici semplici. Anche questa in realtà è semplice, sempre scontata al 50%, questa costava 7,95 euro.
aspettate che guardo se c'è scritto qua. Sì, mi pare 7. Vedete, costava prima 6, poi hanno messo il 50% in più. Vabbè, comunque costava 3 euro, anche questa è qualcosina. E è bianca con il, un po' di collettino, il che fa sempre piacere, specie se c'è vento. E poi sulla manica c'è questa scritta che è di quell'altra maglia che aveva già sul petto qua, che avevo preso l'altra volta, molto simile, che a lui piace molto, con scritto Grand Hill New York. Molto carina, proprio cucita, non è stampata, è proprio cucita, è molto bella. È una bella linea questa qua. Se trovate questa linea qui da OVS è molto molto bella. E proprio si sente che poi OVS ha tessuti di qualità, mi piacciono un sacco. Infatti sono contenta di averne uno vicino, perché mi piace molto l'abbigliamento, specie per i bambini. Da adulto io non ho mai comprato molto, avevo preso un cardigan per il compleanno mia mamma, se ricordate, a novembre, con cui si è trovata poi molto bene, mi ha detto che si trova bene. Però io personalmente come abbigliamento non ho mai comprato molto da OVS, cioè comprerei se ci sono i saldi. Però indubbiamente mi piace molto l'abbigliamento. No, non è vero, ho preso gli ultimi jeans, li ho presi da OVS, ma a Torino, dove abitavo prima, e quando ero andata con mia mamma, è vero. No, no, non è vero, ho comprato delle cose di abbigliamento da OVS. Non tantissimo, ma comunque ho comprato. Però diciamo che lo sfrutto molto di più per i bambini, o comunque quando mi fanno dei buoni regalo, come avete visto per Bubi, mi faccio fare OVS, perché ho la fortuna che è una catena che c'è anche a Torino, quindi se qualcuno che ci conosce, che abita a Torino, ci fa il regalo, ho la possibilità di acquistare vicino casa. Detto questo, sposto la macchina sperando ci sia ancora il parcheggio che ho visto prima, anche se ne dubito fortemente. Però vabbè, ho sentito Riccardo e Bubi, si sono svegliati e mi ha fatto un audio parlando di tutt'altro, poi dopo ho aggiunto un piccolo audio con auguri, buona festa della donna. Tra l'altro, buona festa della donna a tutte quante, vi voglio un bene dell'anima, passate una bella giornata, anche se la festa della donna secondo me deve essere tutti i giorni. Infatti io non voglio regali, non voglio mimose, non voglio gesti, perché secondo me la festa della donna deve essere tutti i giorni, cioè ragazze, noi siamo importanti, molto importanti, e quindi sono dell'idea che essere gentili con le donne in un giorno solo e regalargli fiori in un giorno solo è abbastanza inutile. Però bisogna vedere il vero significato di questo giorno, non tanto per il regalo, ecco. Poi se arriva tanto meglio, però però no, non sono stata la prima a dire a Ricky di non regalarmi niente, anche perché vedete, lui è così, lui vede una cosa che mi vuole prendere, me la prende, che sia la festa della donna, San Valentino, frega niente, cioè tipo il cavallo con Ron di Harry Potter è arrivato un giorno così, me l'ha preso, cioè voleva prendermelo, voleva farmi contenta, me l'ha preso, non era nessuna festa, nessuna ricorrenza, quindi insomma, se capita che arriva un qualcosa ben venga, se no io sono la prima a non voler sprecare soldi in fiori che tanto non durano, specie la mimosa, che per carità è bellissima, a me piace un sacco la mimosa, però ho ancora le margherite, i marghepani, come li chiamo io, i marghepani, che sono ancora vivi, per carità, io cambio l'acqua tutti i giorni, ve lo dico sempre, però intanto sono ancora vivi. Vabbè, sto vlog sarà molto ciancioso, sto chiacchierando come non mai. Sto sperando che ci sia un posto, perché se non c'è posto devo fare il giro e ritornare qua. E quindi boh, vabbè, vado al supermercato e vado a casa. Mi sa che ci vediamo direttamente a casa, perché sto vlog sta durando troppo. Sono chiacchierona oggi. Regalo del Carrefour. Ci è scappata comunque la mimosa, avete visto? Ok. Si va. Chiavi. C'è sempre il terrore di chiudere le chiavi nel baule e rimanere chiusa fuori. Sapete cos'è che mi fa ridere? Che non vedo niente.
aspettate. La cosa che mi fa sorridere è che una volta si usava, oh, mia, sta sciarpa è proprio ingombrante per guidare. La cosa che mi fa sorridere è che una volta si usava avere l'ambre magique, no? Qua sullo specchietto retrovisore. Adesso si usa avere le mascherine. Pazzesco, vedo sti nonnini che appendono 300 mascherine allo specchietto retrovisore. Mi aspetta un po' di coda, stanno facendo sti lavori e non se ne esce. Grazie, molto gentile, davvero molto 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 gentile. E quindi vabbè, facciamo un po' di coda, vado a casa, svuoto tutto, vi faccio vedere cosa ho preso. E e basta. Ah, poi ho ordinato anche la legna. Ho telefonato stamattina il nostro fornitore ufficioso e ci porta un po' di quintali di legna perché continuano a dar brutto, le temperature rimangono ancora basse per ora, quindi abbiamo continuato a ordinare. Ma a parte che noi ci siamo messi in testa che comunque anche quando farà caldo, un mese sì, un mese no, continueremo a ordinare legna in maniera da farci scorta per l'inverno prossimo, perché l'altra volta non abbiamo potuto farlo perché ovviamente non abitavamo ancora qui, è stata una cosa, per forza di cosa non abbiamo potuto farci la scorta l'altro anno. Quest'anno dobbiamo, ora che sappiamo com'è, dobbiamo agire d'astuzia e farci scorta già d'estate, anche perché d'estate tutto costa meno, sia il pellet che la legna si abbassano, e quindi facciamo un po' di scorta poi quest'estate, così è bella asciutta e poi quest'inverno brucia che è una meraviglia. Ci vediamo a casa, ragazze. Oggi sto chiacchierando da far paura, scusatemi. Fatemi sapere se vi piace che io chiacchieri così tanto, se preferite vedermi fare cose, perché sennò in caso il prossimo video vi faccio vedere di più e chiacchiero di meno. Però siete una grande compagnia anche per me, dite tanto che io vi tengo compagnia, ma credetemi, anche voi ne tenete tanto tanto anche a me. Finalmente a casa, prima che arrivi la legna vi faccio vedere cosa ho preso, non tantissime cose. Allora, carta igienica, ne ho presi due pacchi, una per il piano di sotto, una per sopra. Poi ho preso le patatine che piacciono a Riccardo. Non le trovo mai, quindi quando le trovo mi viene in mente. Poi ho preso queste due buste di parmigiano reggiano, scontate del 10%. Li ho visti. Vabbè, una coccola. Poi i bimbi. Certo, il cremino. Poi il Nesquik, pagato un occhio della testa, ma non avevano neanche la marca Carrefour, ma era urgente, era proprio da prendere. Poi ho preso 4 spiedini in macelleria, al banco macelleria. Poi ho preso un sugo alla matriciana, sempre per qualcuno a cui piace. Ma com'è che la festa della donna io ti prendo le cose che piacciono a te? Vabbè. Nutelline, così per i bimbi almeno sono monoporzione per la colazione, non ne mangiamo 8 tonnellate, uno a testa e siamo a posto. 6 uova fresche, queste qua sono proprio le fresche, quelle c'è scritto proprio quando sono state deposte, la scadenza, super fresche. Una marmellatina di pere perché a Fede piace tanto da accompagnare alla toma che prendiamo qua in paese. 2 ovetti Kinder per oggi, quando esce da scuola se lo mangia con Bubi. E questo è il primo sacchetto, aspettate che prendo l'altro. Nell'altro abbiamo insalatina, questa qua che piace a me, che hanno, la trovo solo lì, quella tutta tagliuzzata. Una mimoso omaggio. Una piadina, perché per pranzo non so te, ma io ho una voglia assurda di piadina, quindi ho preso queste qua che erano le uniche che c'erano. E poi ho preso un po' di prosciutto cotto. Poi ho preso biscotti perché erano finiti per la colazione, spicchi di sole, questi qua della Mulino Bianco.
E poi ho preso due pezzettini di Toma Baita. Mi viene da ridere perché penso a Fede che l'altra volta non c'era, no? La Toma Baita, infatti avevo preso quella Pian del Sol. Era buonissima! Che era buonissima, ma è più forte, a me piace di più questa, è più delicata. A saperlo prendevo una e una. Vabbè, comunque è piaciuta a Ricky anche questa. Solo che l'altra volta non la trovavo, non c'era nel banco frigo con tutti i formaggi freschi. Giù tu! E quindi mi ha fatto lo scherzo, ah eccola c'è una Toma Baita, io, ah che bello, ancora una, sono felice, lui no, scherzavo, io, ah, cioè proprio mi ha illusa, e quindi vabbè, mi viene da ridere perché ho pensato a quel contesto. Poi carne per Nala non avevano grandi, ho dovuto prendere due piccole, e vabbè, ci accontentiamo. Poi ho preso due scatolette di tonno, questa è, a me non piacciono tanto queste grandi perché poi avanza, vabbè, però erano scontate con la tessera Carrefour. Poi ho preso questa simile, come si chiama quella originale? Simmental. Simmental, non mi veniva. Poi ho preso le spezie per carni che avevo terminato già da un po' e cercavo. Poi ho preso un po' di... Ah no! Questo è prosciutto cotto. Allora quello era pollo... Fette di pollo tagliato a fette sottili e... Coccolina per quando ci viene a trovare Smu. Basta. Questa è la spesina. Poi quelle cosine di OVS le ho già fatte vedere in macchina. Ora aspettiamo la legna. Questa è solo quella davanti casa. Adesso l'altra vanno a portarla in giardino. Stavolta ho fatto i pezzi più piccoli. A volte fanno pezzi più piccoli, a volte più grandi. Oh! Uff. Vabbè. Oh, magari faccio tre file a sto punto. Visto che non ho neanche i guanti. Solo che se rientro poi Bubi fa... giustamente capricci che non vuole che esco di nuovo. Assistiamo due secondi. Molto molto piccoli. Vabbè. Questi sono un po' per accendere. Che altro? Ci sono, ah, questi qua sono tutti i legnetti che ti ho dato per accendere, un po' più asciutti, fantastico. Questi mi sa che li porto dentro casa. Sentite questo boato? Ha scaricato la legna. Allora, momento Pierina, chissà se prima o poi riuscirò anche a farmi le unghie, tra un po' devo per forza perché sennò mi fanno male, sono troppo lunghe e quindi boh, vediamo poi più tardi se riesco. Intanto preparo,
pranzetto semplice oggi, questa era da lavare, io ho detto 30 volte che da lavare, l'ha rimessa lì. Ok. Uomini. Un po' in ritardo, sto andando a prendere Fede a scuola. No. Amore, dopo la salutiamo, che è tardi, vieni. Ho perso un po' di tempo perché mi si continuavano a spezzare le unghie, le devo per forza rifare, altrimenti rischiavo veramente di farmi sanguinare. E quindi le ho fatte, ma molto molto velocemente, quindi vabbè, sono venuta un po' così. Carico la bimba e scappo a prendere Fede. Mamma, ti così. Mamma. Dimmi. Metti così. No, mettiti seduta bene, amore. Guarda che il vigile ci fa la multa, eh. Bisogna stare seduti bene in macchina, amore, con la cinturina. No. Sì, sì, sennò ci fanno la multa. Oh, non facciamo scherzi, eh. Via. Facciamo scherzi proprio adesso, sempre così. Voglio andare. Posso andare? Sì. Perché con il culo, con i bagni, c'è già. Ora basta. Ora basta. Hai preso proprio l'unico pezzo della canzone. Brava, amore. La sai molto bene la canzone di Sanremo. Ora basta. Ora basta. Guardate cosa mi ha regalato Federico, mi ha appena fatto una sorpresa per la festa della donna, ma l'hai colorato benissimo e il fiocco è stupendo, bravo bravo, non sei neanche uscito fuori, wow, buona festa della donna, ti voglio bene mamma, oh amore mio, grazie, ti mando bacio.